Oggi vi parlo di mascara di Kiko. Come vedete ne ho tre, ma li uso praticamente sempre solo uno. Questi li userò quest'estate. E sì, oggi vi parlo di mascara e... Madonna. Oggi vi parlo di mascara di Kiko. Come vedete ne ho tre, due colorati e uno nero. Questo ce l'ho da un bel po' di mesi, che è il mascara Ultra Patch. Ed è, cioè, vado Dio, la userò sempre questo e lo scovolino è così. Non so se si vede. E come vedete, io me ne sono accorta un paio di settimane fa, le setole praticamente tutte diverse. Io pensavo fossero uguali, invece sono diverse. Non sta su in piedi. Funziona benissimo, mi trovo da Dio proprio. È l'unico mascara fino adesso che mi piace. E l'ho pagato 7,20. Adesso non so se sia in sconto questo o no, in teoria sì, però non so di quanto. Adesso questi, non so se si vede, questo costa 3,90 adesso che è in sconto. E sì, va, torniamo a questo, torno seria. Questo è il Super Color Mascara. Non si vede, non importa, ve lo dico io, fidatevi. Si fida di me, bravo. No, la Super Color Mascara è verde. Lo apro. Anche questo funziona bene, però si usa solo in estate. E questo ha lo scovolino praticamente uguale. Le setole sono tutte uguali. Vedete, c'è un sacco di prodotto comunque. Poi farà ridere. E sì, la pigmentazione, come mi dice Lisa, mi sono dimenticata, riapro, magari si secca, poi me lo ricompri nuovo, Lisa, ricordamelo. E sì, scrive bene, cioè non posso fare lo swatch perché non mi sembra una cosa normale fare lo swatch di un mascara. Quindi sì, scrive bene. Come vedete ho questo blu sotto qua, ma non si vede. Non si vede, vabbè. E sì, scrivono abbastanza bene. Per adesso ho preso questi due colori, ma li prenderò tutti. E sì, scrivono bene. Quindi io ve li consiglio, prendeteli che sono in sconto, perché sennò costerebbero 7 euro. Quindi 3 e 20. No, costerebbero 5,90 euro. Quindi finché ci sono i saldi, correte a prendere i mascara. Aspetta, quando è che è play? Ok, era in play. Questa se... No, cioè non è la mia macchinetta che ride da sola, è la Lisa che mi sta facendo il video e sta ridendo da sola da 3 ore. Perché, scusate, è l'ora che lei vada a letto e quindi... Dovevo fare questo video oggi pomeriggio, ma con tutto il casino non abbiamo avuto tempo praticamente. Abbiamo fatto un centinaio di biscotti perché una certa persona ha sbagliato. Non è che io parlo da solo con la macchinetta, è la Lisa dietro. Ritorno seria di nuovo, se la Lisa la smette di ridere, perché io non posso guardare la macchinetta, perché se io guardo la macchinetta guardo anche la Lisa ride e mi fa ridere. Non ha senso. E sì, volevo consigliarvi sempre questi due con, cioè, questi due colori, prendeteli per chi ha gli occhi scuri, cioè non per chi ha gli occhi chiari, tipo l'azzurro, non potete mettere questo. Se tu hai gli occhi azzurri non puoi mettere questo perché fa schifo. E nemmeno questo. Quindi, questi due colori vanno con gli occhi marroni, così. Mentre gli altri, che c'è il prugna, il marrone, un oro mi pare,
interrompere gli occhi chiari, ma questi mai. Vai. Poi mi dicono dalla regia che la base viola non va con uno di questi. No, la base, scusate, la base viola. Non lo sto, non ho ben lasciato perdere, taglio sto pezzo. Allora, se sull'occhio mettete una base verde o azzurra, potete mettere questo o questo, perché viene fuori una schifezza detta schiettamente. Ormai dico le cose schiettamente, non è normale. Mi stai facendo la bocca? Sono stupida. E sì, dobbiamo far passare 7 minuti, quindi io direi di fare il giochettino. Perché è stupido, 7 minuti, ma non so più cosa dire. Vedi che ho? Tipo, tu che stai guardando questo video, odi i miei capelli, perché so che tu odi i miei capelli messi così, ma non avevo tempo. Sono andata in centro, ma sono così. Tanto faccio passare i 7 minuti. Questo che è il mio preferito, e se tu mi dai un'altra marca io te la butto via, perché io questo voglio, questo mi tengo. Come vi dicevo prima delle setole, adesso questo non sta in piedi, quindi oh che schifo, l'ho tirato su troppo ed è ancora pieno, sono mesi che ce l'ho e che lo metto tutti i giorni. Se insomma le setole sono praticamente tutte diverse, quindi questo mascara serve per incurvare, allungare e insomma tirare e volumizzare per fare volume. Quindi che dire di questo? Cioè il è bello, mi piace, non perché è tutto nero, ma questo pochetto qua è bello, cioè è antistress più o meno. E sì, non ho niente da dire. Ah, un po' male il culo e basta. Allora, io dovrei dire le ultime cazzate come mi ha consigliato Elisa, ma io non... cioè, dovrei essere una persona seria, ma io non sono una persona seria, non riesco a fare la persona seria. Questo va tagliato, sto pezzo, grazie. E... vabbè. Però nel mio altro video proverò a fare la persona seria, perché quando sono da sola faccio la persona seria perché nessuno mi vede, mi guarda, quindi sono una persona seria. Però quando sono con altra gente faccio la persona stupida. Adesso, perché è tardi, sto dicendo cavolate, perché lo so che sto dicendo cavolate. Quindi adesso con Elisa parleremo di Avon, mi spiegherà un sacco di cose da Avon e comincerò a acquistare un paio di cose, ma niente mascara, perché questi sono i mascara che voglio. Cioè, questo video fa letteralmente schifo, lo dico da sola. Queste qua dovrebbero andare sul backstage, no? Sul video serio. Quindi, ciao a tutti, ciao Glo, ciao ciao. Mi sta facendo i versacci. Dai, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Glo! Ci vediamo a Milano quest'estate, mi raccomando. Basta. E salutami anche sui video, anche la Lisa saluta. Mi dice che ci vediamo al prossimo video, perché stasera non connetto tanto bene. Promemoria. Sì, per lei mi fa... avete presente il gobbo dietro? Ecco, lei me lo fa a voce, perché io gli ho detto scrivimi i prezzi del foglietto, magari attacca lì, fronte, non lo so, l'altrino. Ho dovuto imparare le cose a memoria, in matematica non ero brava, quindi basta. Quindi ci vediamo, ciao ciao!